Allora, siamo qui con Simone Sollazzo, che è stato negli ultimi 5 anni consigliere comunale e devo dire che l'unico consigliere comunale che abbia seguito tutta la vicenda dei borghi milanesi, degli antichi borghi del Parco Sud, è stato praticamente lui. E una delle prime cose che abbiamo fatto dunque tu hai cominciato con fare un'interrogazione sui borghi milanesi in quanto tale, sulla salvaguardia dei borghi milanesi. Esattamente, noi innanzitutto volevo ringraziarti perché l'input di fare questo percorso che è a metà strada naturalistico e paesaggistico, la tutela quindi anche del verde e del nostro panorama ambientale, si accompagna a quello storico e culturale che era uno dei miei obiettivi, no? Mettere insieme queste due strade, questi due percorsi molto particolari e questo è nato soprattutto grazie al tuo intervento e grazie alla tua attività anche divulgativa e letteraria proprio di settore, che mi era stata già presentata anche da alcuni colleghi delle municipalità, proprio perché le municipalità rientrano in questo discorso, perché la maggior parte dei borghi sono disseminati come cornice, diciamo, fra città di Milano e area della cosiddetta città metropolitana e municipalità al centro. Quindi mi era stata segnalata di questa attività di studio da diversi anni, quindi non è una cosa che è cominciata ora. Dopodiché c'è stata la presentazione anche di un'opera, La città dei 70 borghi. Nel frattempo parlo anche con i cittadini, proprio delle municipalità coinvolte, tra municipio 8, municipio 7, e c'è tutto un panorama proprio di borghi da salvare, da conservare, e viene quindi l'intenzione di perseguire anche a livello istituzionale questo approfondimento, quindi con un'interrogazione. E Sì, dopo, sì. no, dicevo, questa interrogazione è probabilmente stata la prima in assoluto che sia mai stata presentata in consiglio comunale riguardo a questo tema. Te Ma questo non posso dirlo adesso lo dico io Ah, questa cosa. ok, perché io sono arrivato nel 2016 È la prima e... volta che entra in consiglio comunale un tema di questo genere. Il consiglio comunale, l'assessorato, il sindaco, vabbè, non c'era. Non sa, il sindaco non sa niente dei borghi di Milano, è quello che sa meno. Purtroppo questo va rimarcato. Nel passato io ho sempre fatto una certa opposizione ragionata proprio per ricordare che lo sguardo dovrebbe arrivare ben oltre i bastioni. E da una parte mi dispiace, dall'altra mi rallegro anche del fatto che insieme abbiamo riaperto un dibattito. Siamo andati a punzecchiare, come si suol dire, no? Una giunta. Allora, il primo blitz che abbiamo fatto insieme è quando siamo Ah, sì. andati a Cascina Triulza, Sì, e credo di avere nell'area ancora la foto di Arexpo. te che sei entrato, perché io c'ero stato prima, avevo chiesto la documentazione su questa cascina che Expo aveva E ristrutturato puntualmente era stata e negata, mi era certo. stata Questo. negata. Ora io avevo un vecchio documento che diceva che c'era una chiesa del Cinquecento e un affresco del Daniele Crespi, che non è l'ultimo, che è uno dei più importanti pittori del Seicento. Ora, queste cose qui lì non ci sono più, sono letteralmente sparite. Siamo andati insieme a vedere, non c'era. Non No, c'era infatti, più al niente. di là del fatto che fossimo arrivati senza preavviso in questo caso, perché comunque anche un consigliere ha sicuramente delle competenze anche investigative come un pubblico ufficiale, quindi può tranquillamente citofonare e dire scusate, ho bisogno di perlustrare l'area per ricerche appunto di settore, no? Della mia professionalità. Perché a me la prima volta mi hanno cacciato via in malo modo, Sì, se, senza nessun immagino, tipo di rispetto, da no? Nei confronti privato. del ricercatore, ma proprio cacciato via. La Questo seconda blitz volta non hanno usato, ti hanno visto e hanno alzato le mani. non hanno osato. Ecco, c'è stata magari una telefonata subito dopo i nostri saluti di commiato, però se non altro siamo riusciti a restare quei 20 minuti, 25 per avere un quadro completo di una struttura che oramai era totalmente moderna, è la sede di Arexpo, per carità, Che passerà al comune, tra l'altro. passerà al comune, certo, in qualità già Diventerà di proprietà del di... comune. Sì, beh, è già una partecipata, no? Quindi raccoglie quelle che sono le ceneri di Expo,
2015 per delle attività, quindi sul territorio di business o comunque di marketing territoriale. Noi siamo stati in Area Expo, abbiamo visto una struttura totalmente moderna dove non c'è un segno di, del passato, di ricostruzione di quella che è stata questa anche questa la documentazione che grazie a te abbiamo avuto, sì. Si è scoperto che invece, vuoi dirlo tu? Sì, devo ringraziare innanzitutto anche la collega della regione, Monica Forte, ai tempi eravamo nello stesso schieramento politico, ma siamo rimasti amici anche successivamente, è riuscita a intercedere anche lei, proprio con gli stessi interlocutori che sono stati un po' freddini quel giorno nei nostri riguardi, per farci avere proprio quella documentazione che invece riporta proprio quello che era, no? Della presenza proprio della Chiesa con degli affreschi ben precisi, che adesso praticamente sono stati coperti totalmente dalla struttura. Sì, non c'è più traccia, ma neanche loro sanno più che fine abbia fatto, perché no. Hanno fornito una documentazione in cui dimostrano che quando hanno preso in mano loro la cascina era già stato manomesso tutto, era già stato oramai cancellato il passato. Ecco, però nessuno sa chi è stato a distruggere l'affresco e a demolire una chiesa del Cinquecento. Sì, questa è la cosa triste. Ecco, non peraltro, che quella cascina lì è stata costruita dai monaci certosini della Certosa di Garignano e fa parte proprio del loro territorio di sviluppo che è rimasto tale fino al Settecento, insomma, quando poi l'Austria ha chiuso l'imperio tutti i monasteri cosiddetti contemplativi. Comunque, insomma, una presenza storica importante anche per Expo, sarebbe stato anche interessante, no? Vedere il recupero di questo affresco di una chiesa di un monumento del Cinquecento. Sì. Purtroppo non se ne sa nulla. Sarebbe stato molto bello, a mio parere, mantenere comunque una manifestazione moderna come Expo, però dedicando un'ala di questa manifestazione a quello che è stato il passato milanese. Proprio di... Sto dicendo che che sarebbe stata l'occasione per Expo di visto che il tema era la nutrizione, sarebbe stata l'occasione di guardare quello che c'è intorno a Milano, che è molto importante perché Milano è la seconda città agricola d'Italia, con il 13% del territorio ancora agricolo. Sarebbe stato interessante per Expo cominciare a dare aumentare l'interesse, a creare interesse attorno al mondo rurale milanese, che è molto importante. Certo. Invece purtroppo questa occasione è stata persa. È stata persa perché uno degli obiettivi principali era nutrire il pianeta, quindi è ovvio che il percorso doveva essere declinato. Era importante se cominciavano a nutrire la città. Ma la città innanzitutto. Anche a chilometro zero, tra l'altro. Indubbiamente, e questo era il massimo esempio di chilometro zero. Abbiamo un sistema agricolo milanese, per l'appunto, unito a un itinerario di riqualificazione storica e architettonica. Sarebbe stato, secondo me, il completamento ideale di una manifestazione che guarda... Una figata pazzesca sarebbe stata. Assolutamente, fra modernità e tradizione. E avrebbe reso contenti praticamente tutti, in un'ottica maggiormente ecosostenibile e maggiormente diffusa, di condivisione, non invece, solo concentrata in un unico punto che conosciamo. Invece è tanto se sono riusciti a farla Expo, no? Perché senza guardare in faccia sì. Nessuno sono andati avanti col paraocchi, sì, e adesso cos'è rimasto di Expo? Niente. Adesso sono rimasti dei padiglioni ancora da smaltire, da un'area da occupare da capo, e reimpiegare con delle finalità che ancora non sappiamo, ancora non si sono palesate, se non i soliti progetti abitativi o di terziario, no? di uffici e quant'altro. Quindi è diventata occasione di speculazione urbanistica, praticamente è diventata occasione di quello sicuramente quello è diventato Expo, quello sì. E purtroppo abbiamo perso questa occasione davvero di fare un'Expo molto più diffusa, che era quello che sognavamo all'inizio, no? E il discorso dei borghi si collocava molto bene in questa manifestazione e poteva essere il punto di partenza dal quale poi abbiamo deciso di ricominciare noi a cavallo del 2018-2019 con la stesura poi di ordini del giorno, di atti che impegnavano
la giunta a sviluppare finalmente una certa attenzione sul territorio milanese. E poi c'è stato l'altro episodio di Macconago. Ah, Macconago, un episodio più unico che raro. Un borgo tra i più belli di Milano, dove c'è il secondo castello medievale della città, perché sì. Il primo castello sforzesco, il secondo quello di Macconago, che tra l'altro è più vecchio del castello sforzesco, sì. Quindi un'area incredibilmente monumentale, no? Con una grande... però tutto in abbandono, tutto lasciato andare. Sì, a parte il castello che abbiamo avuto anche modo di visitare per una conferenza stampa, che adesso è abitazione privata, tenuto in maniera assolutamente ottima, con un giardino spettacolare, quindi un contesto veramente favolistico, se vogliamo. Al di fuori però della struttura del castello abbiamo scoperto... Che è privata. Che è privata, certo, sottolineiamo questo. Il contesto che circonda il castello non è proprio confortante, perché abbiamo potuto vedere che c'è tutto un resto del borgo medievale, quindi con queste case che danno su questa piazzetta, su quest'aia, no? Quindi parliamo di un'antica architettura, no? della società agreste, e una chiesa pericolante oramai da quasi un decennio, direi, nonostante i nostri interventi anche in aula a sottolineare l'urgenza dell'intervento, che è stato posticipato continuamente. Noi proprio nel 2019 abbiamo trovato lo stesso stato di conservazione con semplicemente una recinzione che impediva di oltrepassare, quindi di avvicinarsi alla struttura, proprio per il rischio appunto di crolli. Ma al di là di questo abbiamo scoperto una Macconago che è purtroppo soggetta a una progettualità nuova a livello edilizio, e nulla più, qualcosa però di assolutamente moderno che ricalca lo stile agreste, quindi del borgo medievale, ma non ha nulla a che vedere poi con la storia, no, è una ricostruzione. Parliamo quindi di un aumento di appartamenti che non esisteva. Un aumento di appartamenti, sì. E volumetrie in vertigine. Quindi, al di là di tanta progettualità, noi stiamo perdendo quelle che sono le tracce della nostra storia e quei patrimoni che invece andrebbero salvati. Ovviamente il nostro è un percorso che è iniziato in questi ultimi 3 anni, non si esaurisce in questo momento con la fine di una consigliatura, ma al contrario, noi quello che sogniamo di fare è di sviluppare una sensibilità maggiore nelle amministrazioni e soprattutto nella cittadinanza di quello che è l'importanza dei borghi milanesi, perché vale su più percorsi, se vogliamo. Innanzitutto quello del recupero architettonico, la salvaguardia quindi del territorio e di quelle che sono le peculiarità del territorio milanese, e come terzo obiettivo è quello anche di una sinergia che si viene a creare fra Milano, città metropolitana e municipalità, proprio perché i borghi rappresentano come una sorta di collegamento fra città metropolitana e Milano città. Quindi ricordiamoci bene che ci sono 3 obiettivi fondamentali, che sono: uno che è l'ambiente, la cultura e la storia, fra tradizione e una Milano sicuramente che cambia, ma questo è una parentesi sicuramente da salvare, perché è giusto mantenere dei contatti con il nostro passato e vedere il cambiamento di questa città.